Buonasera mister, Roberto Barbarossa, Tutto Sport. Era la partita che lei aveva immaginato e che si aspettava e ritiene il risultato giusto? Sì, era la partita che pensavo che sarebbe venuta fuori. E sì, il risultato ci può stare. Noi abbiamo un po' di rammarico perché penso che per i primi 70-75 minuti abbiamo fatto molto bene, soprattutto nella prima mezz'ora del secondo tempo. Abbiamo preso un palo, salvataggio sulla linea, autosalvataggio sulla linea nostro, e grandi parate di Mikhai, però poi nell'ultimo quarto d'ora il Cosenza ha avuto due palle importanti per vincere la partita. Mister, buonasera. Lei sta lavorando da diverse settimane con una rosa abbastanza delineata. Aspetta qualche altra cosa dal mercato? No. Io mi auguro che finisca il più presto possibile e basta. Il progetto nuovo Cosenza.com. Buonasera mister, una partita possiamo anche dire il primo tempo probabilmente la Spezia meritava forse qualcosina in più per il gioco, ma il Cosenza ha ribattuto colpo su colpo, anche diciamo la velocità che poi ha cambiato la partita nel secondo tempo grazie anche alla qualità in campo. Lo Spezia è inutile dire, l'ho anche sottolineato mister Alvini, è una squadra che gioca da gennaio insieme. Lei si aspettava questo Cosenza, ma soprattutto si aspettava questa velocità nel secondo tempo? Cosenza ha fatto una buona partita, è una squadra pericolosa soprattutto quando a ripartire, ha tanti giocatori di gamba e loro sfruttavano questa situazione e in alcune circostanze, soprattutto ripeto negli ultimi 10 minuti sicuramente, ci hanno messo anche in difficoltà. Sì, i giocatori Cervo, Dorazio, Ricciardi, il ragazzo Sancocca quando è entrato, un giocatore molto veloce, Florenzi, una squadra che ha una velocità sicuramente importante, soprattutto quando riesce a conquistare campo. Altre? Grazie. Arrivederci.